Questo programma è presentato da Studio Luciani, consulenza contabile, fiscale e lavoro, via Prati 12/3, Pescara. Galleria Arte Pentagono, quadri d'arte online, autorevoli e sicuri al 100%, via Nazionale Adriatica Nord 15 e via Trento 20, a Pescara. Galleria Arte Pentagono, vendiamo arte da oltre 40 anni. Qualpi SRL, progettazione, costruzione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali, sede operativa a Chieti in via Terno 36. JMJ, Corriere Espresso, spedizione nazionale, internazionale, camionale e servizio Pony Express. Ci trovi in via Benedetto Croce 180/1, Pescara. JMJ, Corriere Espresso, la soluzione che stavi cercando. Equilibrium, centro di fisioterapia, gli specialisti del movimento, via Montanara 35, Pescara. Equilibrium, muoversi bene, muoversi meglio. Rumor Energia by Studio REN, energia, impianti, rumore, isolamenti, progettazione esecutiva ed assistenza in cantiere per imprese, industrie, privati e pubblica amministrazione. Ci trovi in via Tommaso da Celano 10, Pescara. Audio Jungle. Un saluto a tutti gli amici del Mondo Wisp, appuntamento numero 354 con 80° minuto. In grafica vedete i punteggi della quinta giornata del calcio Wisp Senior, ma prima di vedere quello che è accaduto questa settimana, cosa che tanto potete anche apprendere dalle grafiche in sottopancia con i punteggi e i marcatori di tutte le 30 partite del calcio Wisp abruzzese disputatesi questa settimana, nella colonna invece laterale potete vedere gli appuntamenti così come le classifiche aggiornate dei campionati. C'è l'agenda però settimanale del calcio Wisp abruzzese: lunedì e venerdì Mondo Wisp in edicola con il Messaggero Abruzzo, il venerdì alle 20:30 appuntamento con 80° minuto TV6, canale 13 del digitale terrestre, e sul nostro canale YouTube. Se non l'avete ancora osservato, potete iscrivervi gratuitamente e attivare la famigerata campanella per non perdere tutti gli aggiornamenti. Podcast presente anche sul sito Wisp Magazine, che chiaramente rimane il punto di riferimento nel racconto del calcio Wisp abruzzese. Si è giocata, oltre che alla settimana calcistica, anche la schedina numero 2 in collaborazione con Mairo, che mette in palio il premio mensile, una t-shirt dedicata appunto agli eroi nostalgici del nostro calcio. Questa la colonna vincente delle 13 partite di questa settimana, l'appuntamento come sempre e ogni lunedì. Questa invece è la classifica dei vincitori, di quelli che sono andati a punteggio in questa giornata. 4 le persone che hanno fatto 9 in schedina, esattamente Morris Desiderio della Visp Under 40, Dario Di Giovan Antonio della Zona, Kevin Di Profio della GM Lauretum e Gianluca Innamorati, lo storico mister della rappresentativa tricolore pescarese del 2007, attualmente impegnato con un progetto sociale con l'ANFAS, con il Mondo Wisp abruzzese. Detto appunto della schedina, passiamo ai risultati del calcio Wisp Senior pescarese. Questi punteggi del quinto turno: Vecchia Guardia Nocciano 4, Prosacco 2, un caro saluto al bomber Di Nardo della Vecchia Guardia Nocciano, grande spavento per un infortunio alla spalla, fortunatamente sembra nulla di particolarmente grave, chiaramente resta l'infortunio ma non così grave come è apparso nei primi momenti del Toni Volpe. Pescara Nord, grande cuore, 5-4 contro l'Atletico Pescara, primo stop per i biancazzurri, seconda vittoria invece per la squadra allenata da Durante. Plenilia 1, Pinna 99 2, la Pentagono 5-1 al Villarreal, il Nautilus si impone 3-0 sull'Ortona City e mantiene ancora inviolata la propria rete. Pescara Centrale 1-0 sulla Real Villa del Fuoco con gol di Brigida. Il Pescara Vecchia perde ancora, prima vittoria e primi punti per la Virtus Penne, che batte 0-2 il sodalizio guidato da Gadaleta. Il Qualpi Soccer invece regola 5-0 il Real Antos, 0-0 all'intervallo, poi i campioni sono venuti fuori alla distanza.
Nella classifica Pentagono e Coalpi a punteggio pieno a quota 15, Nautilus e Atletico Pescara a 12, Pinna e Vecchia Guardia Nocciano 9, Real Villa del Fuoco a 7, Pescara Centrale, Pescara Nord e Real Antos 6, 5 per il Peniglia, 4 per l'Ortona City, 3 punti per Pescara City, Prosacco, Pescara Vecchia e Virtus Pete. Ancora ferma al palo la formazione del Villarreal. Sempre parliamo di calcio, però stavolta calcio Wisp, scorriamo velocemente ed andiamo a vedere i punteggi del calcio Wisp. Teramano secondo turno, Andrea Car Specola 2-2, Guardia Vomano Varano Pretuziana 2-1, Ponte Vomano 1 Brimar 0, il Civitella perde 1-7 contro il Tosti Sass Teramum, Piano Solare sconfitta in casa 0-2 contro i campioni dei New Gunners, 1-1 tra Valle Siciliana e Gagari in Teramo, così come tra Forcella e San Pietro Ioannella. Il primo servizio di giornata, la gara di cartello del calcio Wisp Senior Teramano, il successo del Ponte Vomano contro la Brimar. Al Renato Ruggeri di Villa Vomano si gioca la gara di cartello valevole per la seconda giornata del calcio Wisp Senior Teramano. Agli ordini del signor Morresi, da Fermo si affrontano Ponte Vomano e Brimar, e queste sono le formazioni di due squadre che sono reduci dalla vittoria al debutto. Successo di misura per il Ponte Vomano 2-1 contro lo Specola, vittoria invece corposa da parte della Brimar del presidente Mauro Racinelli, che ha battuto addirittura 8-0 lo storico Forcella. Queste sono le formazioni, partiamo dal Ponte Vomano di Alfonso Di Francesco Antonio, che va in campo con Paoletti, Croce, D'Evangelista, Di Antonio, Di Benedetto, Di Donato, Di Giuseppe, Di Pietro, Di Valerio, Saputelli e Vrioni. In panchina ci sono Baiocco, Compagnoni, Di Alessio, Di Giuseppe, Di Marzio e Di Sabatino. Risponde la Brimar Roseto di mister Domenico Laurenzi con Di Remigio, Bizzarri, Bonavita, Capanna, D'Ambrosio, De Luca, Di Felice, Di Rocco, Di Toro, Batani e Palazzese. A disposizione ci sono Del Mago, Di Gianvittorio, Ferretti, Pavone, Racinelli e Segone. 30 secondi e prima emozione da tiro d'angolo, Paoletti risponde, subito presente, Bonavita, imprendibile, numero 11 della Brimar, testa i riflessi di Paoletti che smanaccia in modo plastico oltre la traversa. Al minuto 10, sempre Bonavita sugli scudi, ruba il tempo a Di Donato che con una spallata ai limiti della regolarità stende Bonavita, il quale non si perde in protesta e si rialza a caccia della rete. Ottimo il guizzo di Bizzarri al minuto 13, ma stavolta la difesa del Ponte Vomano fa ottima guardia. Bonavita continua a mettere a ferro e fuoco la difesa locale, traversone dalla sinistra e traversa scheggiata a Paoletti battuto. A metà dei due tempi, cooling break per alleviare i bollenti spiriti di un assolato e caldissimo pomeriggio d'inizio ottobre. Sempre e solo Brimar, ma stavolta la punizione di D'Ambrosio non crea troppi patemi dalle parti di Paoletti. Estremo difensore chiamato invece agli straordinari qualche minuto più tardi, gran sberla di Di Felice, ma non ha del portiere e legno a preservare lo 0-0 nel punteggio. In avvio di ripresa il Ponte Vomano prova a cambiare marcia e lo fa con il bomber di Antonio, numero 10, che tuttavia sembra avere le polveri bagnate e si fa ipnotizzare da Di Remigio dopo appena 20 secondi. Un minuto sul cronometro, il bomber del Ponte Vomano risponde con gli interessi ai potenziali detrattori, controllo, cambio piede, pallone in buca d'angolo per la rete che di fatto deciderà la partita. Mani alle orecchie e corsa verso una tribuna finora poco propensa a perdonare gli errori del numero 10, una critica che di fatto stimola l'attaccante del Ponte Vomano, e il campo ha fornito ancora una volta le proprie risposte. La Brimar tuttavia è tutt'altro che finita, con Bizzarri che ci prova in due occasioni, prima scalda i guanti di Paoletti, poi beneficia di una deviazione e per poco non insacca l'incrocio del palo lungo. Pericolo anche su un traversone dalla sinistra di Bonavita, girata di testa che manca di poco il bersaglio. Ancora Bonavita protagonista, raccoglie un pallone a ridosso dei 16 metri e viene steso da un braccio teso di Sabutelli. Il rigore appare evidente, non per il direttore di gara, che fa segno di proseguire. La Brimar profonde gli ultimi sforzi con Di Felice, ma Paoletti abbassa ancora una volta la saracinesca. Sontuoso il controllo di Bonavita al 35esimo, il suo traversone non trova però compagni in maglia orange. Due occasioni in una sola azione per Di Marzio, il quale manca di un soffio il duplice colpo di testa a pochi passi
dalla gloria. Termina 1-0, massimo risultato con due palle gol create per il Ponte Vomano. La Brimar riparte dal duo Bonavita di Felice, ma i due legni, i due penalti richiesti e la mole di gioco creata lasciano rimpianti per l'1-0 emesso dal terreno di gioco. Visto quello che è accaduto a Teramo per la seconda giornata, andiamo a vedere la classifica che dopo due turni vede un trittico al comando a punteggio pieno, esattamente New Gunners, Guardia Vomano e Ponte Vomano a quota 6 punti, Valle Siciliana e Gagarin Teramo a quota 4, Tosti, Sass, Teramum e Brimar a quota 3, a quota 1 ci sono Specuela, Piano Solare, Forcella, San Pietro Ionella, Varano Pretuziana e Andrea Carra, ancora fermo al palo, il Civitella del Factotum, Damiano Mazzoni. Prossimo turno, che lunedì sera vedrà lo scontro al vertice, i New Gunners faranno gli onori di casa contro il Guardia Vomano. Ci spostiamo adesso nel calcio Wisp over 40 e partiamo dalla terza giornata della Serie A. Questi punteggi: Stapler perde l'imbattibilità e cade 1-0 nel fortino della Romagnola, che centra la prima vittoria, il gol di Tarantelli. La VLT subisce il poker dell'Artincasso, 0-4 l'Atletico Ponzio, ancora trascinata dal bomber Leo da Silva, 6-3 all'ADL. Amatori Castrum 1, Prosacco 2, GM Lauretum 3-2 contro l'Utopia Pub, il Delfino a Valanga 9-1 sul Città di Chieti, la zona Edo e Bubù e il posticipo che si sta giocando proprio nel momento in cui stiamo registrando, giovedì sera, quindi la classifica e i punteggi saranno ovviamente aggiornati sul sito Wisp Magazine. Riposava CTV. Prima di andare a vedere la classifica del calcio Wisp over 40 dopo tre turni, andiamo a vedere il secondo servizio di giornata, il successo della Romagnola contro la Staper. Il servizio è di Simone Biancofiore. La terza giornata del campionato Over 40 mette di fronte allo Speziale di Montesilvano la Romagnola e Staple Villanova. I padroni di casa sono reduci da due pareggi, mentre per gli ospiti due vittorie consecutive nelle prime due giornate. Di Giampaolo si schiera con Di Lauro, Dei, Di Pardo, Straccialini, Di Blasio, Ferraresi, Martorella, Mezzanotte, Sansovini, Di Bartolomeo e Mucciante. Risponde la squadra di mister Massimo Polizzi con Palmieri, Maggio, Lizza, Tonti, Evangelista, Francone, Pasquini, Donofrio, Marinoni, Bonelli e Florindi. Villanova, che prova a giocare, lo fa con la costruzione dal basso, ma al quarto rischia tantissimo. Mucciante recupera un pallone, entra in area di rigore, fa fuori un avversario, ma poi è provvidenziale il salvataggio di Tonti. Nel successivo corner il colpo di testa di Mezzanotte viene salvato sulla linea, ma per il direttore di gara c'è anche un fallo ai danni di Palmieri. Nono minuto di gioco, ancora la Romagnola. Sansovini scodella un pallone in mezzo per Martorella, che stoppa il pallone. Una serie di movimenti con il corpo, poi la sua conclusione viene ribattuta. Non tarda ad arrivare la risposta degli ospiti, che ci provano al quindicesimo con una punizione di Capitan Donofrio, ma Di Lauro non ha problemi nel bloccare la sfera. 60 secondi più tardi invece Bonelli a provarci dalla distanza, il pallone finisce ampiamente fuori. 19, Martorella mette a sedere Lizza, il pallone finisce a Sansovini, che ha tutto il tempo di calciare in porta, ma la sua conclusione si spegne di pochissimo al lato. Tempo che termina con una bellissima azione della Romagnola. Di Bartolomeo serve Sansovini, velo del numero 7, il pallone finisce a Martorella, che serve nuovamente l'ex Pescara, ma la conclusione di quest'ultimo si infrange contro il palo. La Romagnola prova a rompere gli indugi al 39esimo, ma Baldin non inquadra la porta, che arriva al 10° minuto della ripresa. Sansovini mette un pallone delizioso in mezzo, il colpo di testa di Marini viene respinto da Palmieri e lesto Tarantelli ad approfittare e a siglare la rete dell'1-0. L'ha veluto la Romagnola, colpo di tacco di Marini, il pallone finisce a Sansovini, che prima fa una finta e poi rientra per calciare, ma Palmieri gli dice di no. Ospiti che arrivano poche volte alla conclusione, ma quando lo fanno si rendono molto pericolosi. Donofrio serve Pasquini, il pallone finisce a Bonelli, che arriva sul fondo e cross in mezzo, ma non ci arriva di poco Marinoni. Continua il duello a distanza tra Sansovini e Palmieri, il numero 7 prima ci prova da un calcio di punizione e poi qualche minuto più tardi schegge il secondo palo della serata.
Al minuto 62 protestano i padroni di casa per un presunto fallo in area di rigore su Marini, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per concedere il penalty. Sta per Villanova che ci prova nei minuti finali, prima con Totti ma la sua conclusione viene deviata e poi con il capitano D'Onofrio che fa fuori un avversario, arriva in area di rigore poi invece di servire un avversario calcio in porta ma la sua decisione è sbagliata. Nei 3 minuti di recupero non accade più nulla, vince la Romagnola 1-0 grazie alla rete di Tarantelli, prima vittoria della stagione per la squadra di mister di Giampaolo che ha costruito molto e forse ha raccolto poco. Primo stop invece per la Stape Villanova che comunque disputa una buona partita. Visto anche il servizio di giornata per quel che riguarda il mondo over 40 Serie A, questa la classifica che vede una sola formazione rimanere al comando a punteggio pieno. L'Atletico Ponzio a quota 9 punti, la Stapler e la DL incontrano la prima sconfitta, a quota 7 ci sono il Delfino Francavilla, l'ambizioso Delfino Francavilla e la sorpresa Prosacco che, visto il calciomercato estivo che ha visto una vera e propria diaspora dal sodalizio arancio-nerazzurro, i 7 punti. Complice anche un calendario, possiamo definirlo favorevole, ma era importante fare punti e mettere fieno in cascina per l'obiettivo salvezza che rappresenta per questa stagione il traguardo della formazione di Mister Pacifico. A quota 6 ci sono Stapler Villanova e DL Peschiera United, 5 punti per Arti Incasso della Romagnola, CTV e 2 BB, GM Lauretum e VLT a quota 3. A quota 0 restano 4 formazioni, Utopia Pub, La Zona 1997, Amatori Castrum e Città di Chieti. È però sempre da ricordare che La Zona e i 2 BB devono ancora giocare la terza giornata, che è il posticipo della appunto terza giornata della massima serie del mondo over 40. Ci spostiamo nella cadetteria dell'over. Questi risultati della terza giornata: Villarreal 4, Bar Pitstop 2. L'unico 0-0 di giornata è quello tra Santa Fe e Pianella, San Vito Poker contro la Dia Calcio. Il Castiglione Messeremondo è inarrestabile, terza vittoria consecutiva e questa settimana lo fa con un 5-0 rotondo contro l'Ortona City. La PDS fa il colpaccio a Miglianico e batte 1-2 l'Amatori Foro in rimonta, decisivo il gol di Coccione. La Beast Wonder 40 inizia a credere nelle proprie potenzialità, 5-0 al Crala Angelini con Del Prete e Pietrangelo scatenati. Il Delfino Francavilla Old 3-0 sul Santa Pollinare, 2-2 tra Pescara Frenza e River United per il River di Filippo Nota e il terzo pareggio in altrettanti incontri nel suo decimo anno nel mondo Wisp. Classifica che vede, come detto, il Castiglione Locomotiva davanti a tutti a quota 9 punti, 3 partite, 3 vittorie. La classifica quarta giornata, in realtà è la terza giornata, Wonder 40, San Vito 83, Delfino Francavilla Old a quota 7, PDS 6, 5 punti per il Pianella e per il Pescara Frenza, a quota 4 ci sono Santa Fe, Amatori Foro e Villarreal, 3 punti per il River, 2 per il Bar Pitstop, 1 per il Crala Angelini, a quota 0, fermi al palo, ancora Dea Calcio, Santa Pollinare e Ortona City. Andiamo a vedere quello che accadrà la prossima settimana a partire già da venerdì con l'anticipo tra Nautilus e Pentagono, venerdì sera all'antistadio Valle Anzuca di Francavilla, la gara tra due formazioni, miglior difesa contro il miglior attacco, una gara importante, si gioca come detto venerdì. Lunedì invece il resto della sesta giornata, Virtus Penne Pescara Nord, Atletico Pescara Real Antos, Villarreal Plenilia, Pinna Pescara Centrale, Pescara City, Ortona City, Real Villa del Fuoco, Nocciano e Prosacco, Pescara Vecchia. Ci spostiamo nell'over 40, Serie A, 2 gli anticipi, venerdì Stapler Villanova, VLT e CTV Atletico Ponzio, a seguire poi tra lunedì e poi si concluderà mercoledì con il posticipo appunto di Ale del Filo Francavilla. Le altre partite, Utopia Pabla Romagnola, Arti Incasso La Zona, Città di Chieti Castrum ed Edo BB, GM Lauretum. Terza giornata, o meglio scusate, quarta giornata anche nella cadetteria del mondo over 40, queste le partite, l'anticipo Dea Calcio Villarreal venerdì sera, poi Santa Pollinare, Santa Fe, River United, San Vito, Crala Angelini, Pescara Frenza, Ortona City, Amatori Foro, Pianella, Castiglione, Messeremondo, PDS, Delfino, Francavilla, Old e Bar Pit Stop. This Wonder 40 è tutto
per la puntata numero 354 di Ottantesimo Minuto. Vi consigliamo come sempre di restare aggiornati sul sito Wisp Magazine per tutte le novità, i punteggi, gli aggiornamenti e le news sul calcio Wisp abruzzese. Gli appuntamenti poi sono sempre i soliti: lunedì e venerdì in edicola con il Messaggero Abruzzo, venerdì alle 20.30 su TV6 e sul canale YouTube di Wisp Magazine per la puntata di Ottantesimo Minuto, il podcast disponibile sul sito, così come detto, con le notizie, i punteggi, le novità e i comunicati del nostro calcio Wisp abruzzese. Ultima considerazione: sabato parte anche il campionato di Avezzano. In bocca al lupo a Marco Fragliani, organizzatore e nostro referente principale per quel che riguarda il campionato Wisp marsicano. Nelle prossime settimane ci sarà chiaramente il vertice per decidere le modalità di partecipazione per le finali regionali e per la Coppa Abruzzo. Grazie a tutti per la cordiale attenzione, è tutto per la puntata numero 354 di Ottantesimo Minuto. Buon weekend e come sempre buon calcio Wisp a tutti. Questo programma è presentato da Studio Luciani, consulenza contabile, fiscale e lavoro, via Prati 12/3, Pescara. Galleria Arte Pentagono, quadri d'arte online, autorevoli e sicuri al 100%, via Nazionale Adriatica Nord 15 e via Trento 20 a Pescara. Galleria Arte Pentagono, vendiamo arte da oltre 40 anni. Qualpi SRL, progettazione, costruzione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali, sede operativa a Chieti in via Terno 36. JMJ, Corriere Espresso, spedizione nazionale, internazionale, camionale e servizio Pony Express. Ci trovi in via Benedetto Croce 180/1, Pescara. JMJ Corriere Espresso, la soluzione che stavi cercando. Equilibrium, centro di fisioterapia, gli specialisti del movimento, via Montanara 35, Pescara. Equilibrium, muoversi bene, muoversi meglio. Rumor Energia by Studio REN, energia, impianti, rumore, isolamenti, progettazione esecutiva ed assistenza in cantiere per imprese, industrie, privati e pubblica amministrazione. Ci trovi in via Tommaso da Celano 10, Pescara. Audio Jungle.